Namaste, ecco la verità nuda e cruda sulla tua carriera, sull'essere un buon insegnante di yoga. Non è necessario saper fare tutte le posizioni per diventare un buon insegnante di yoga. Numero uno, perché nel mondo si contano, o almeno secondo gli scritti antichi, 8 milioni di posizioni. È impossibile. Nell'Hatha Yoga Pratipika se ne contano invece 84 basilari, alcune delle quali sono veramente di livello avanzatissimo. Quindi un buon insegnante di yoga non deve necessariamente saper far tutto, ma deve avere la capacità di trasmettere, di guidare, di farti entrare nella pratica giusta, facendoti entrare in sicurezza con i giusti metodi e farti arrivare magari anche a quelle posizioni in cui lui o lei non è capace di fare. Quindi, se il tuo sogno è quello di diventare un insegnante di yoga, ma ti preoccupa che non sai metterti a testa in giù sulle mani o tutte quelle acrobazie lì, non stare a preoccuparti perché sono altri i valori di un insegnante di yoga. Quindi, se questa è la scusa del giorno, beh, l'abbiamo tolta perché non serve saper fare tutte le posizioni. Alla prossima!